Sintetizzare in pochi secondi l'intelligenza artificiale è quasi impossibile. Io penso sempre a una grande aria che ci circonda, un'aria che rende più facile e più immediati i nostri calcoli, il nostro accesso alle informazioni, la nostra vita quotidiana attraverso, ad esempio, gli assistenti domestici, attraverso la domotica, attraverso la robotica, attraverso tutte queste parole che magari inconsapevolmente condizionano e aiutano la nostra vita di tutti i giorni. L'intelligenza artificiale è una grande opportunità di sviluppo, senz'altro, anche personale, anche professionale, perché ci aiuta appunto nei piccoli gesti grandi o nelle grandi scelte del quotidiano, anche solo attraverso l'accesso alle informazioni, attraverso l'accesso alla rete, attraverso la velocità dei calcoli, ma è anche un grande rischio per la riservatezza dei nostri dati, perché noi troppo spesso non consideriamo che l'intelligenza artificiale, essendo appunto un'aria, ci avvolge continuamente, quando vogliamo, ma anche quando non vogliamo. Quindi dobbiamo prestare grande attenzione alla nostra tutela, autogarantendoci, autodifendendoci, leggendo sempre bene le informative che riguardano la privacy, leggendo sempre bene i termini di utilizzo, leggendo sempre bene i tempi in cui i nostri dati possono essere conservati. E poi c'è sempre il garante della protezione dei dati personali al vostro fianco per supportarvi e aiutarvi.